altrimenti non riuscite ad ascoltare. Sono la coordinatrice di cittadinanza attiva di Urbino, l'associazione che l'associazione che con la sua rete del Tribunale per i diritti del malato ha organizzato l'iniziativa di questa sera. Come prima cosa vorrei ringraziare tutti i referenti dell'area vasta 1 e locali, della sanità, della regionale e locali. E ringrazio il sindaco Urbino con il quale ci siamo confrontati frequentemente in quest'anno sui temi della sanità locale insieme ad altre associazioni del territorio. Ringrazio la nostra segretaria regionale di cittadinanza attiva, l'avvocato Monia Mancini, che presiederà e avrà il non facile compito di moderare il dibattito. Bene, ma entriamo, e poi ringrazio particolarmente in maniera molto calorosa tutti i cittadini che sono qui presenti e delle associazioni che di Urbino, Fermignano, Petriano, Sasso Corvaro che ci sostengono e con le quali si è avviata una forte collaborazione durante quest'anno sui temi della sanità. Quindi un percorso che poi intendiamo proseguire. Adesso entriamo subito nel tema di questa assemblea pubblica e delle sue finalità. Perché questo incontro? Ebbene, è sotto gli occhi di tutti il clima di confusione e di conseguente disorientamento e sfiducia dei cittadini di fronte ad un percorso di attuazione della riforma che nei modi e nei tempi potremmo definire, ad essere generosi, poco lineare, con evidenti errori di comunicazione, di carattere politico, organizzativo, che speriamo siano recuperati in tempi brevi. Può bastare un esempio per tutti, quello di non aver potenziato l'ospedale di Urbino prima della chiusura degli ospedali dell'entroterra. Vedete, il modello di sanità proposto con la riforma probabilmente è il migliore possibile per le Marche, tenendo conto dei limiti imposti da normative nazionali e dalle risorse economiche disponibili e le argomentazioni con cui è stato presentato dagli addetti ai lavori nelle numerose conferenze a cui noi abbiamo partecipato in quest'anno possono essere condivisibili teoricamente, ma ben altra è invece la realtà che fotografiamo anche attraverso le segnalazioni che arrivano al Tribunale per i diritti del malato, realtà che evidenzia disagi e difficoltà per il cittadino che si rivolge al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, accanto alle poche eccezioni e alle poche eccellenze, ci sono purtroppo delibere o normative solo parzialmente attuate, lunghe liste d'attesa, reparti senza primari, turni stressanti di lavoro per gli operatori a scapito della qualità dei servizi, giochi politici sotterranei intorno alle nomine dei primari, disparità nella regione riguardo al numero di posti letto assegnati. La nostra provincia è palesemente penalizzata. Il caro ticket e di conseguenza un numero crescente di persone che rinunciano a curarsi, un sempre maggior ricorso alla sanità fuori regione ed un sempre maggior ricorso alla sanità privata, che non vorremmo si sostituisse sempre più a quella pubblica. A proposito di sanità privata, il super ticket di 10 euro sulla ricetta, che da provvedimento provvisorio del 2011 è diventato uno strumento definitivo per fare cassa, è uno dei motivi che insieme alle lunghe liste di attesa fa sì che per una serie di prestazioni, quelle più a basso costo, il cittadino preferisca poi il sistema della sanità privata. Lo scorso anno abbiamo raccolto insieme ad altre associazioni del territorio 1800 firme aderendo ad una campagna nazionale del Tribunale del Malato perché fosse abolito anche nella nostra regione come è stato abolito in altre regioni e quindi riteniamo doverosa una risposta del governatore Ceriscioli al riguardo. Vorremmo che questa richiesta vi arrivasse forte e chiara. Vedete, noi consideriamo questa conferenza un'occasione per ristabilire il clima di fiducia di cui parlavo, facendo chiarezza con un'informazione fatta dagli addetti ai lavori che se ne prendono la responsabilità
e dando la possibilità ai cittadini di porre domande, cittadini e associazioni, di porre domande e avere risposte puntuali. Sottolineiamo però che il clima di fiducia si recupera se gli impegni presi pubblicamente vengono mantenuti nei tempi e nei modi annunciati e se c'è trasparenza nelle decisioni prese. Per quanto riguarda noi associazioni che siamo accreditate nel territorio per il contributo che diamo e per la serietà del nostro impegno, ognuna chiaramente con le sue specificità, riteniamo doverosa la collaborazione con le istituzioni in questo momento particolarmente delicato. E infatti l'iniziativa di questa sera ne è una dimostrazione, ma saremo anche ferme e determinate nel monitorare i risultati dell'applicazione della riforma e nell'evidenziarne le criticità quando le rileveremo. Infine un'ultima sollecitazione va al dottor Fiorenzuolo e riguarda, l'ho già fatta nel nostro primo incontro, la carta dei servizi dell'area vasta 1. Diciamo, è una carenza che risale alla precedente direzione di area vasta e quella che è attualmente nel sito dell'area vasta 1 non è una vera carta dei servizi. Bene, con questo io chiudo il mio intervento perché il tempo è prezioso. Auguro che con l'augurio che questo dibattito si svolga in maniera serena e proficua, passo ora la parola alla responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Urbino, la signora Adriana Bravi, che ha dedicato molto impegno all'organizzazione di questa iniziativa. E vi invito a tenere nel debito conto le sue considerazioni perché provengono da un osservatorio particolarmente importante della qualità percepita dal cittadino riguardo al servizio, ai servizi sanitari. Ecco, basta, io vi ringrazio per l'attenzione. Ancora buon pomeriggio a tutti, ringrazio anch'io i rappresentanti della sanità dell'area vasta 1 e i rappresentanti locali per aver aderito oggi a questo incontro con i cittadini in un momento in cui la sanità marchigiana, come ha detto poc'anzi la coordinatrice di cittadinanza attiva, appare un po' incerta e a nostro avviso stenta a dare alla popolazione risposte soddisfacenti. Ringrazio anch'io tutte le associazioni con le quali già da tempo ci confrontiamo, lavoriamo sul tema della sanità e tutti i cittadini presenti perché con i loro interventi, i loro quesiti sollecitano i referenti della sanità che sono oggi qua con noi a dare risposte chiare, a dare spiegazioni chiare, il più possibile esaurienti sulla sanità che cambia. Ecco, ma come sta avvenendo questo cambiamento? Sono state fornite ad oggi risorse e soluzioni necessarie per sostenere il cambiamento? Ecco, questo è ciò che preoccupa i cittadini. I cittadini, il cambiamento poi si accetta, però si accetta naturalmente a determinate condizioni. Ecco, questo incontro, come ha detto Marisa, ha lo scopo di informare, di mettere i cittadini nelle condizioni di capire il più possibile quello che sta accadendo. Ecco, io sono dell'avviso che per il cittadino essere informato il più possibile sulle questioni che lo riguardano, come quelle sanitarie, come dire, favorisce l'individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema, in pratica facilita il riconoscimento di quelle inefficienze, di problemi, di difficoltà che spesso si incontrano nel percorso clinico assistenziale. Ecco, mi sento di dire difficoltà e problemi a volte trascurate dai decisori politici e anche dagli operatori sanitari. Dico questo perché ho lavorato in ospedale per quasi 40 anni e alcune riflessioni sono senza dubbio da fare, vengono spontanee. E, ecco, il cittadino informato quindi è più capace di far valere i propri diritti e i propri doveri attraverso proposte, attraverso suggerimenti,
attraverso segnalazioni che può presentare sia presso i centri di ascolto, diciamo, del Tribunale per i diritti del malato e anche presso uffici istituiti per legge nelle varie aziende, in questo caso sanitarie, quindi si sta parlando dell'ufficio relazioni con il pubblico. Ecco, questi elementi, mi riferisco alle segnalazioni, alle proposte, se recepiti dall'azienda, costituiscono stimoli e opportunità per il miglioramento della qualità dei servizi. Mi sento di dire che la presenza oggi di tante figure istituzionali, di tanti cittadini, voglio essere ottimista, insomma, ci fa ben sperare. E il Tribunale per i diritti del malato, come diceva prima Marisa, rappresenta un osservatorio importante della situazione sanitaria, sia attraverso i numerosi monitoraggi civici che vengono effettuati sul territorio e che attraverso, come dire, in termini di numeri, di dati, ci danno la fotografia della situazione, quindi ci dicono ci dicono quanta offerta c'è e come funzionano naturalmente i servizi. Ecco, ancora attraverso i vari centri d'ascolto che si trovano presso le sedi del Tribunale dei diritti del malato, che ricevono quindi segnalazioni, ricevono suggerimenti, ricevono anche elogi naturalmente. C'è da dire che se un certo numero di segnalazioni sono ingiustificate, a mio avviso quasi sempre dettate da una carenza di informazioni, un certo numero di segnalazioni sono invece giustificate. Mi riferisco per esempio alla difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche, nel discorso delle liste d'attesa, delle quali la dottoressa Esposto ci parlerà, ci illustrerà lo stato dell'arte di questo problema che è molto molto sentito dai cittadini. E mi riferisco ancora agli aspetti relazionali che non sempre vengono curati, diciamo, in ospedale. È molto probabile che questo avvenga perché il personale, come dire, a volte è insufficiente, a volte è stanco e demotivato e quindi non ha né tempo né energie da dedicare alla dimensione relazionale. Però dobbiamo pensare che il malato e i familiari non hanno bisogno soltanto di terapia e di competenza, ma hanno bisogno anche di essere informati, hanno bisogno di spiegazioni, di cortesia, di ascolto. Mi riferisco ancora al non rispetto dei tempi del paziente, dell'utente. Non si può aspettare un'ora solo per fare un pagamento del ticket alla cassa. Ecco, c'è da considerare che il paziente molto spesso è costretto a fare tanti giri, tante attese, ancora giri da un servizio all'altro. Ecco, un'azienda, come dire, che pone l'utente, il cittadino al centro del sistema non può non considerare che anche il tempo dell'utente è prezioso, perché spesso coloro che usufruiscono dei servizi sono giovani, o perché direttamente interessati, o perché sono accompagnatori di nonni, di genitori, quindi anche il loro tempo è prezioso, perché è sottratto quindi all'attività lavorativa. E molto spesso questo aspetto viene trascurato, non si prende, diciamo, in considerazione. Ecco, per l'azienda quindi la sfida è trasformare le segnalazioni, le proposte che arrivano e anche ciò che emerge dai monitoraggi civici, come dire, in partecipazione civica finalizzata al miglioramento della qualità. E volevo riferire a questo proposito che il monitoraggio sulle strutture oncologiche che è stato effettuato anche in Urbino nel mese di ottobre ha dato risultati, l'ho consegnato in oncologia ieri l'altro, così pure il dottor Cani, ha dato risultati direi soddisfacenti, naturalmente con delle aree di miglioramento che sicuramente l'azienda raccoglierà come sfida. Concludo quindi affermando che il Tribunale dei diritti del malato, quale rete di cittadinanza attiva e con cittadinanza attiva e con tutte le altre associazioni che sono state citate,
opera naturalmente in questa direzione, nella direzione del miglioramento della qualità, utilizzando, come dire, tutti gli strumenti, utilizzando il più possibile tutto ciò per coinvolgere i cittadini, soprattutto in momenti come questi, quando certi provvedimenti non convincono troppo, perché rischiano di produrre degli effetti critici, degli effetti poco soddisfacenti sulla popolazione. Io concluso, vi ringrazio, passo la parola all'avvocato Monia Mancini, segretario buonasera, grazie a tutti, non vi dilungo oltre nei ringraziamenti, mi ripresento, sono Monia Mancini, sono il segretario regionale di Cittadinanza Attiva delle Marche, dell'associazione che porta in sé questa rete storica del nostro movimento che dal 1978 si occupa di sanità, che è la rete del Tribunale per i diritti del malato. Io ovviamente avrò un ruolo di moderazione, un ruolo che per chi mi conosce solitamente non mi confà, però mi attengo alle regole che mi sono state date e adesso non posso altro che lasciare la parola al padrone di casa, mi consenta, il sindaco di Urbino, dottor Gambini, se vuole un intervento, assolutamente, anzi no, se vuole, è obbligatorio, è obbligato, grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie a Cittadinanza Attiva per aver organizzato questa iniziativa che si occupa di questo tema così importante, forse più importante per i nostri cittadini. Io devo dire che sul tema della sanità c'è stato un percorso da parte mia, da quando sono insediato sindaco di questa città e da quando sono presidente dell'Assemblea dei Sindaci di Area Vasta. Diciamo, è stato un percorso molto, molto difficile, voglio solo dire questo, complicato, complesso prima di tutto perché di fatto l'Assemblea dell'Area Vasta, che ha un potere consultivo che comunque è importante per raccogliere, diciamo, le istanze e le considerazioni di tutti i sindaci del territorio, perché l'ospedale di Urbino oggi non è solo l'ospedale di Urbino ma insieme a Bergo è l'ospedale unico di tutto l'entroterra. Quindi ecco, siamo arrivati a questo percorso, inizio dalla fine però per fare un attimo il percorso, per lasciare poi tempo veloce, per lasciare tempo ai relatori, che sono tantissimi fra l'altro, vedo il mio nome lì ma non c'è neanche il posto di sedersi, quindi tant'è partecipata a questa iniziativa e quanto i dirigenti, i responsabili evidentemente sono sensibili a quello che è il parere dei cittadini. Quindi ecco questo percorso dove ho trovato un'assemblea dei sindaci che non aveva un regolamento. Non aveva un regolamento, può sembrare una cosa banale, ma riuscire a formare un regolamento e a farlo approvare ad unanimità a tutti i sindaci non è stato un percorso semplice. Tant'è che l'esperienza dei passati 5 anni da quando era stata costituita non era mai stato possibile farlo. E il regolamento è uno strumento importante per far funzionare qualsiasi entità. E quindi dico questa cosa che può sembrare una cosa semplice, ma permette a tutti i sindaci di intervenire, perché i sindaci alla fine sono i responsabili per tutti i cittadini, per i 365.000 abitanti che noi abbiamo in questo territorio provinciale. Tant'è che la mancanza di un regolamento, vi faccio solo un esempio, nel passato la decisione sul posizionamento dell'ospedale unico Marche Nord è stata approvata con 12 sindaci. Questo è illegittimo, perché sappiamo che l'assemblea non è valida se non c'è la maggioranza, quindi 30 sindaci su 59. Adesso i sindaci sono diventati meno, anzi sono molto meno perché ancora alcuni non sono stati eletti dopo le fusioni che ci sono state, quindi parliamo di comunque probabilmente 54 sindaci. Quindi questo per far capire l'importanza di poter avere uno strumento per dare voce realmente ai cittadini, perché attraverso i sindaci si deve dare voce ai cittadini. E questo chiaramente è iniziato in un percorso dove io mi sono trovato, appena eletto, a discutere con purtroppo dei direttori che non ci sono più. Cioè in 2 anni abbiamo avuto il cambio di 3 direttori, adesso ci confrontiamo direttamente con il dottor Fiorenzuoli, con il quale
a volte ci prendiamo anche a brutte parole, però ecco, c'è un confronto aperto e un dibattito molto produttivo secondo me. Il dottor Fiorenzuoli è qui da poco, però io mi sono trovato prima a parlare con la dottoressa Capardo, che poi giustamente ha fatto il suo percorso, è stata sostituita, poi con il dottor Di Bernardo per quanto riguarda le questioni del nostro ospedale, della nostra sanità provinciale, e oggi ci siamo trovati con l'attuale dirigente. È chiaro che c'è stato un percorso difficile perché la riforma che è in atto attualmente, che è stata formalmente portata in qualche modo all'attuazione al 1 gennaio 2016, sappiamo tutti che al 1 gennaio 2015 è stato un tentativo da parte del Presidente della Regione, del Direttore Generale, di attuare la riforma che ha avuto una contrarietà prima di tutto da parte mia, semplicemente perché volevamo capire, e vi devo dire che a dicembre del, mi pare novembre-dicembre 2014, 2015 scusate, avevamo fatto un'assemblea dove nessun sindaco aveva capito di cosa si trattava. Questo era lo stato di fatto. Io mi sono reso conto di questo fatto, io per primo non avevamo capito prima di cosa si trattava. È stata attuata sotto le feste di Natale l'approvazione e quindi ha trovato me, che come qualcuno ha criticato fortemente, mi sono incatenato col sindaco di Sasso Corvaro, perché noi non potevamo accettare una riforma del quale non avevamo capito gli effetti, non avevamo capito come si poteva calare sul territorio, tant'è che c'è stata un dietrofront da parte del presidente Ceriscioli, che ha chiesto scusa in assemblea di sindaci per aver attuato una riforma senza che noi l'avevamo capita a pieno, perché quando non l'abbiamo capita noi, sicuramente, non perché siamo particolarmente intelligenti, sicuramente anche i cittadini non l'avevano capita bene. Poi la discussione è stata molto articolata, complessa, con qui devo dire una cosa molto importante, con una partecipazione dei sindaci che è arrivata fino a 59 sindaci, anzi 60 sindaci su 59, perché ce n'era uno anche della Toscana che gravita sul bacino del Sestino. Quindi una partecipazione totale dei sindaci, che è stato frutto anche del lavoro che abbiamo fatto in assemblea per proprio dare questo strumento e per far capire veramente ai sindaci che questo strumento è uno strumento consultivo ma importantissimo. A questo punto noi abbiamo cominciato il percorso per arrivare alla riforma che poi nel bene o nel male abbiamo accompagnato con a fine anno 2016, dove è iniziato il percorso di attuazione condivisa con i sindaci. Poi ci sono stati sindaci giustamente che hanno detto no, comunque non la volevano, però la maggioranza, la stragrande maggioranza dei sindaci hanno detto bene questo percorso, ma questo percorso deve essere accompagnato con il dovuto tempo per arrivarci, con anche disguidi e disagi, perché comunque questo passaggio non è stato indolore. A mio avviso, adesso a posteriori dico, sarebbe stato più opportuno, quest'anno non è bastato il distacco tra il 2015 e il 2016, per attuare una riforma, come è stato detto prima dalla Presidente della Vicinanza Attiva, perché Urbino al 31 dicembre 2016 non era pronta ancora e anche ora non è perfettamente pronta a ricevere quel flusso di cittadini e di utenti che hanno bisogno della nostra struttura. Quindi ecco, sarebbe stato secondo me più opportuno prima di aver pronto il pronto soccorso col personale, la medicina con i posti letto adeguati, la geriatria che deve nascere, e questa sera il nostro direttore ci dirà a che punto siamo, perché è stato condiviso un percorso quindi con una scaletta di tutte le cose che devono accadere, con il tema dell'area vasta che deve tornare a Urbino, perché gli uffici, io dico, l'ho detto all'ex direttore, lo dico a lei, noi il direttore lo vogliamo dove è l'ospedale principale, il direttore con tutto lo suo staff, perché non ha senso che neanche tant'è che il Presidente ha detto non c'è bisogno di fare nessun atto, perché proprio per natura deve stare a Urbino. Questa è la dichiarazione del Presidente, non da me ma a un'assemblea di sindaci. Quindi non è che c'è bisogno di fare un atto amministrativo perché la sede della vasta torna a Urbino. Quindi questi sono alcuni degli impegni che noi abbiamo ottenuto da questa
l'attuazione di questa riforma, io non ho bisogno di applausi, cioè io non ho mai fatto un'assemblea per spiegare ai cittadini, prima voglio capire cosa vogliono fare gli amministratori, poi ci incontreremo e ringrazio chi le ha organizzate, perché a noi gli amministratori spetta non fare propaganda ma fare le cose concrete, tant'è che abbiamo chiesto anche un consiglio comunale tematico per discutere delle cose che invece questa sera magari discutiamo con tutti i cittadini, perché poi quando andremo a dire sì, questo è quello che è avvenuto, lo vogliamo dire in modo ufficiale. Si poteva fare un altro percorso, giustamente ci sono associazioni, cittadini, sindaci che dicono che questa riforma assolutamente non va bene. Noi abbiamo dato fiducia all'attuale giunta regionale che ha voluto fare questo percorso e per questo abbiamo chiesto le cose che comunque devono accadere, che oggi ce ne sono accadute poche di quelle che sono state, diciamo, concordate. Ecco, quindi noi qui colgo l'occasione per chiedere agli amministratori, ai dirigenti, ai responsabili della sanità se per questo percorso è attuato e si sta attuando. Questo è quello che io mi aspetto da questa sera dalle persone che sono qui, dai relatori. Quindi ecco, qualcuno ha pensato che il sindaco di Urbino, perché magari non ho fatto propaganda, che non mi occupavo di sanità, ma credetemi, in questi 2 anni io mi sono occupato ogni giorno e con tutte le difficoltà che sono state accennate di capire, perché poi non è che arrivano sempre le notizie spesso sono contrastanti, anzi molte volte, dopo le motivazioni per le quali si arrivano contrastanti possono essere le più diverse, però di fatto non è facile, credetemi, capire quale orientamento prendere, quale direzione prendere, quale posizione prendere rispetto a certe scelte, perché comunque non è facile per qualsiasi di noi, qualsiasi sindaco, ma anche per qualsiasi cittadino capire. Quindi ecco, io ringrazio ancora Cittadinanza Attiva perché questo è un momento importante e dicendo comunque che l'assemblea dei sindaci è molto attenta su quello che accadrà, è molto attenta sull'attuazione degli accordi che sono stati fatti e sono anche convinto, perché ci sono molte cose dentro le cose che devono venire, molti atti che ancora devono essere fatti, compreso il fatto che noi sappiamo che dobbiamo dare, quando l'urgenza, vi faccio un esempio, noi abbiamo chiesto al Presidente che ci sia un'eliambulanza sul territorio che vola giorno e notte, perché attualmente vola solo di giorno e non vola quando c'è la nebbia, quando c'è l'inmaltempo, e quindi noi abbiamo bisogno di uno strumento che un cittadino di Carpegna, quando ha un incidente o un trauma grave o una malattia che è pericolosa, deve essere portato come cittadino di Pesaro in 10 minuti, 20 minuti in Ancona o a Pesaro o a Urbino, dove si possono attuare le cure. Vi faccio solo questo esempio. Quindi un'adeguata struttura a Urbino, un'adeguata situazione di emergenza per gestire l'emergenza, l'area vasta che deve essere a Urbino, perché non è che lo chiede Urbino, tutti i sindaci del territorio hanno chiesto che questa sia. Quindi ecco, mi fermo qui per non prendere tempo alle persone dei relatori, però magari sono a disposizione per eventuali domande che potessero essere rivolte alla mia persona. Grazie. Quindi diamo al via ai lavori alla tavola rotonda. Prego, può procedere anche con la prima slide. Come è stata organizzata, concepita da parte degli organizzatori? Con delle domande già predefinite, condivise soprattutto con le altre associazioni qui presenti. E perché, diciamo così, uno può sembrare una gestione abbastanza blindata, ma è per cercare di essere più precisi possibili, più puntuali possibili, in qualche modo più contestualizzando quelli che sono gli argomenti più a cuore dei cittadini e ovviamente poi delle associazioni qui presenti. Quindi io chiamerei ovviamente rappresentante ANMIC che dovrebbe essere in sala e quindi leggere la domanda numero uno relativa al presidio ospedaliero di Urbino e al riguardo di questa domanda chiederei di rispondere al dottor Fiorenzuolo e al dottor Cani.
Ovviamente faccio una precisazione fin da ora, cioè nel senso che letta la domanda, ovviamente c'è disponibilità anche sul tema, riguardo ovviamente a quella che è la questione oggetto della domanda, di ulteriori domande da parte del pubblico che verranno raccolte e quindi poi girate agli nostri interlocutori, il direttore Fiorenzuola e il dottor Cani. Prego. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco. Sono Generetti Antonia, rappresento l'AMNIC stasera, questa, e anche altre associazioni. Però volevo subito leggere per tutti i cittadini questa live perché non sono abbastanza informati e quindi forse sono anche un po' ripetitiva, però dobbiamo un po' chiarire per tutti. Il governatore Ceriscioli ha più volte riconosciuto pubblicamente la centralità dell'ospedale di Urbino e la necessità di un suo potenziamento. A tutt'oggi però l'ospedale di Urbino presenta grosse criticità che si ripercuotono su utenti e operatori. I lavori strutturali durano da anni e slittano di continuo i termini relativi al loro completamento. La geriatria, fondamentale per aumentare i posti letto, non sarà attivata prima di maggio? La medicina d'urgenza è indispensabile per decongestionare un nuovo pronto soccorso e non si sa quando sarà attivata. Non sono stati ancora nominati direttori di chirurgia, pediatria, nefrologia, anestesia, rianimazione, ortopedia, centro trasfusionale. Nell'ospedale ci sono stati e ci sono ancora disagi, sia per i cittadini che per gli operatori, dovuti ai tanti pazienti ricoverati fuori reparto per carenza di posti letto dell'area. Considerato il percorso poco lineare di attuazione della riforma a partire da gennaio 2016 con la chiusura dei punti di intervento, di primo intervento, poi riaperti, la trasformazione degli ospedali periferici in ospedali di comunità, poi rinviata, la recente trasformazione dei PPP in parte assistenza territoriale, l'attivazione delle cure intermedie con i medici di medicina generale e ospedalieri, ma con carenza di servizi diagnostici, eccetera. Si chiede, non sarebbe stato prioritario attuare nel 2016 il previsto potenziamento dell'ospedale di Urbino? Quale sarà il futuro per l'ospedale di Urbino e quali saranno i tempi dell'annunciato potenziamento, ovvero quando sarà aperta la geriatria, quando la medicina d'urgenza, quando saranno nominati i direttori delle unità operative di cui abbiamo parlato sopra. Io direi di passare immediatamente la parola al dottor Fiorenzuola e quindi al dottor Cani. Poi. Posso dire, se mi è consentito, che il metodo scelto credo sia efficace, perché pone quesiti precisi, specifici, pone problemi veri e penso che il dibattito sia necessario sempre, sembra necessario quando è il dibattito civile e improntato sul rispetto del ciclo di chi pone le domande e chi risponde. Allora, io cercherò di rispondere per quello che ovviamente sono gli ambiti di competenza decisionali miei e proverò a rispondere per le cose che so e che mi sono informato per tutte quelle situazioni che ovviamente, come ha detto il sindaco, ho trovato quando mi sono preso questo incarico a settembre dello scorso anno. Allora, innanzitutto i lavori. Io qui bisogna che... Non è acceso, o la vicina o usa il radio, per me. Cominciamo con... Va bene? Va meglio? Devo ripetere quello che ho detto prima, no? Allora, la prima considerazione che veniva fatta riguarda i lavori che non si sa quanto arrivano a compimento. In realtà, vedete, nelle strutture ospedaliere, ma in tutte le strutture ospedaliere,
fare, quando si interviene dal punto di vista edilizio si fa veramente fatica a stabilire una data certa di fine lavori, perché si interviene su ambiente abbastanza sensibile, perché si deve andare avanti per step, perché naturalmente non è che si può interrompere l'attività, come dire, assistenziale, perché un conto è che si lavora sul nuovo, un conto è quando si lavora sull'esistente, però in realtà i lavori sembrano non finire mai, perché sono tanti e diversi. Io ho un elenco che adesso risparmio di lavori che sono stati iniziati, alcuni portati avanti ed altri che sono ancora in via di, come dire, di esecuzione. Una cosa molto importante che premedire è che si è intervenuto sulla antisismica della struttura, che sta portando via risorse, che sta portando via e che ha avuto e ha necessità di interventi importanti, perché bisogna prima di tutto mettere in sicurezza la struttura. Poi è vero, alcuni lavori sono iniziati e conclusi, come il pronto soccorso, ce ne sono altri che devono essere conclusi, io adesso l'elenco ve lo risparmio, però se volete lo possiamo anche poi dopo distribuire, fotocopiare, come ho fatto l'altra volta alla conferenza dei sindaci, offrirla alla stampa, perché poi dopo ne possa fare anche oggetto di pubblicazione. Comunque sono stati iniziati, fino adesso portati a termine, lavori per 8 milioni e mezzo di euro, non sono pochi, ed altri sono in previsione per altri 7 milioni di euro. Allora, la domanda che mi veniva fatta a proposito di non era meglio potenziare l'ospedale prima di partire con la riconversione degli ospedali cosiddetti di polo in cure intermedie? Probabilmente sì, perché ovviamente gli effetti si sono visti e secondo me accentuati a fine anno, quando c'è stato quel picco epidemico veramente importante di influenza che ha mandato in crisi i reparti, ha mandato in crisi il pronto soccorso. Però lì bisogna dire anche che i pronti soccorsi ci sono anche, e questo già dico perché è giusto dirlo, perché è anche vero che gli accessi al pronto soccorso non sempre sono tutti quanti, come dire, appropriati. È anche vero il contrario, che se il cittadino non trova una risposta sul territorio, alla fine va al pronto soccorso. Parliamoci chiaro. Il problema vero è che tocca trovare soluzioni organizzative che consentano a quei cittadini che hanno il bisogno di risolvere sul territorio senza arrivare al pronto soccorso. Questo è uno degli obiettivi che gli ospedali di comunità, gli ospedali che si chiamano cure intermedie, hanno e che in parte hanno assolto, in parte ancora e obiettivamente sono veramente problemi che dobbiamo affrontare e risolvere. Quindi probabilmente è vero, però è anche vero che l'ospedale, come ha detto il sindaco, come avete detto voi, soffre di quella carenza di posti letto previsti, sindaco, previsti dalla normativa regionale di riferimento, che mi dispiace dare i numeri, ma a volte tocca darli, perché uno almeno si arriva a cercare le norme, della delibera 735 del 2013 della regione, che prevede per l'ospedale di Urbino, lo dico che l'ho scritto, 196 posti letto per acuti e 20 posti letto di lungo degenza, adesso sono complessivamente 173, ne mancano 43. Io lo dico, non è che l'ascolto, non mi sono mai nascosto dietro un libro, io dico perché così di questi l'impegno che deve ripristinare, no, infatti l'impegno è ripristinare prima possibile. Allora, i tempi sono per la geriatria, i lavori avevamo ipotizzato fine marzo, probabilmente spetteranno decine di giorni, ma ci può stare, insomma, no? Se siate sani adesso, ma capisco che gli ultimi giorni sono sempre quelli più duri, come dice il proverbio, la coda è sempre quella più dura. E slitterà invece di
fine marzo, penso che entro aprile riusciamo con buonissima, altissima probabilità di avere la geriatria funzionante. Il responsabile del servizio del reparto abbiamo individuato e prenderà servizio, il sindaco, non so se te l'avevo detto, il 16 aprile. Lo ripetiamo allora per gli altri cittadini. È fuori un avviso pubblico per assumere altri 5 geriatri, speriamo che vada a buon fine. Per quanto riguarda invece la medicina d'urgenza, manca praticamente il benedetto concorso di medicina interna che dovrebbe, come dire, incrementare gli organici e della medicina di Urbino e della medicina di Pergola e della medicina d'urgenza. Abbiamo 54 domande e speriamo di poter, come dire, portare a casa tutto quello che ci serve. Il concorso anche lì è stato non solo bandito, è fatto la commissione, mandate dei telegrammi ai candidati e lo faremo il 10 aprile. 10 aprile, quindi insomma, meno di un mese. Per quanto riguarda i dirigenti di secondo livello, primario, capirci, le procedure sono tutte aperte, tutte aperte, stanno andando a conclusione in questi giorni. Le ho attivate tutti da quando sono arrivato. Purtroppo per i dirigenti di secondo livello i tempi sono un po' più lunghi perché dal decreto Balduzzi in avanti, la commissione è fatta da 3 membri nazionali, tocca scegliere da un elenco nazionale e bisogna metterli d'accordo. Prima si accettano loro, poi una volta che hanno accettato, concordare tutte assieme una data che vada bene a tutti. Guarda, vi posso assicurare che non è facile, perché abbiamo adesso per il concorso che è in calendario primario di chirurgia, abbiamo un commissario siciliano, uno piemontese e l'altro mi pare lombardo. Quindi abbiamo tutta l'Italia. Così, queste sono le norme. Prego. Ah no, c'è il direttore, il presidente della commissione è di Loreto. È di Loreto. Ma quella c'è di diritto. C'è di diritto. Questa è la norma, ed è di diritto il direttore sanitario dell'ASO. Questo si può dire la dottoressa Ragazzi. Grazie. Posso aggiungere qualche dato, perché poi il direttore ha già, penso, illustrato la situazione in maniera abbastanza compiuta. Non si nega, sicuramente in gennaio su un totale di 31 giorni di calendario, 31 giorni abbiamo avuto da un minimo di 10 pazienti a un massimo, che si è verificato in una giornata sola, di 28 pazienti di area medica da trovare un letto in altre reparti. Questo è un ospedale di 173 posti letto, ha avuto il suo bravo impatto. Vero è che non abbiamo mandato poi via o trasferito al di fuori di quello che sono le nostre competenze nessuna di queste persone che abbisognavano di un ricovero. Successivamente in febbraio il fenomeno si è contenuto perché su 28 giorni sono stati 19 giorni in cui abbiamo avuto da un minimo di un letto fuori reparto, no? Quindi una cosa molto più contenuta, un massimo di 14 letti fuori reparto. Per letti intendo paziente, scusatemi se poi è la mia distorsione professionale, parlo di letti e non di pazienti, che invece sono il motivo per cui tutti quanti esistiamo. Comunque, detto questo, in marzo, quindi quello che succede è aggiornato a ieri, abbiamo avuto, c'è una specie di andamento sinusoidale in questi episodi, quindi abbiamo avuto 15 giorni su 22 in cui lo stesso abbiamo avuto da un minimo di un paziente fuori reparto a un massimo di 14 pazienti fuori reparto. Diciamo che nell'attesa di aumentare il numero di letti, come diceva il direttore primo, che ci conforta perché il numero di persone fuori reparto batte pari con quello che è la previsione di aumento, e quindi nell'attesa di regolarizzare, di trovare quindi una collocazione che non sia tra virgolette
non dico di emergenza, ma comunque sistemata per queste persone. Noi comunque abbiamo cercato sempre di far fronte a quello che è stata la richiesta. Ecco, se voi leggete in giro nella stampa in altre regioni, si leggono i cosiddetti viaggi della speranza, la persona che ha bisogno di ricovero urgente non trova posto nell'ospedale A, poi chiama l'ospedale B, non c'è manco lì, fa l'ospedale C, nel frattempo magari gli succede qualcosa. Altro dato, e poi mi taccio perché poi non voglio manco esagerare, sicuramente nell'ospedale di Urbino abbiamo registrato il 2016 rispetto al 2015 un aumento delle prestazioni. Le prestazioni sono state soprattutto di ricovero in area medica, circa 450-500 persone in più di ricoveri in area medica, parlo con la cardiologia compresa per noi area medica, rispetto a quello che si faceva nel 2015, e questo ha battuto pari con anche un calo più o meno paragonabile dei ricoveri che fino a quel punto, fino al tutto il 2015, venivano fatti nelle tre strutture periferiche di Cagliari, Fossombrone e Sasso Corvara. Quindi ovviamente da quello che si vede della gestione dei flussi si stiamo riorientando per fare quello che poi dovrebbe essere il nostro ruolo, cioè essere un ospedale, no, ai sensi del decreto Balducci, ospedale di Balducci, perdono, decreto ministeriale 70, un ospedale di primo livello e quindi di riferimento. Ovviamente si spera, si cercherà di farlo al meglio con le risorse che prima si dichiaravano. Poi sul pronto soccorso magari ci parliamo dopo, perché vedo che c'è dopo. Io ringrazio ovviamente sia il direttore Fiorenzuolo che il dottor Cani, grazie proprio per la puntualità delle informazioni, delle comunicazioni che diventano anche più preziose quando sono rese in un'assemblea pubblica. E, ovviamente devo, consentitemi 30 secondi, una cosa che mentre vi ascoltavo a partire dal sindaco, a voi operatori sanitari mi ritrovo sempre con la stessa maledetta domanda. Ma com'è che noi come associazioni, ogni volta che abbiamo possibilità di interloquire con le rappresentanti istituzionali comuni, quindi con il comparto sanitario, le istituzioni di sanità, siamo sempre d'accordo? Com'è che alla fine troviamo sempre gli stessi problemi? Guarda caso, eliminiamo gli stessi problemi, quindi la difficoltà di, diciamo così, nei processi di riorganizzazione, perché ovviamente non si crea prima, oppure nella difficoltà di gestione dell'ospedale, che non è tanto l'ospedale in sé, l'ospedale è il sintomo, è la famosa cattedrale nel deserto, è ovvio che poi l'ospedale va in sofferenza se io non creo intorno all'ospedale tutto un contesto di assistenza sanitaria, primaria, di emergenza confacente. Quindi c'è sempre questo problema. Ho partecipato all'assemblea della conferenza dei sindaci, insomma ci hanno detto la parte politica, il nostro assessore regionale alla sanità, che va tutto bene, che andava tutto bene, eccetera, eccetera. Però ecco, mi ritrovo qui e al solito io mi ritrovo come cittadino ad essere d'accordo con voi. Mi sfugge sempre qualcosa, prima o poi troverò qualcuno che mi risponderà alla domanda. Ma andiamo avanti, passiamo quindi alla prossima domanda relativa alla rete dell'emergenza e urgenza. Qui chi porrà la domanda è la FAS di Fermignano, eccola qua la ragazza, e qui sono chiamati a rispondere il dottore, non voglio dire perché mi dispiace, il dottor Magnoni, sì, lui, Romeo, e il dottor Guidi. Prego. Buonasera, vi leggo subito la domanda. Con la chiusura degli ospedali dell'entroterra, come vengono riorganizzati i PPP, punti di primo intervento, adesso PAT e le POTES, per quanto riguarda il numero, la tipologia, la dislocazione territoriale e l'operatività nelle 24 ore? E di tale piano che cosa è stato attuato oggi? Ad oggi? Ci dividiamo la risposta con i colleghi, perché sulla rete dell'emergenza urgenza io penso che chiarisco esattamente che cosa abbiamo, dove sono collocate le potes e l'equipaggio che lo compone, perché a Faro ho fatto un po' di confusione quando mi fu posta la stessa domanda, adesso me lo sono scritto,
perché il Signore mi pose la domanda, lei mi ricorda, io mi ricordo. No, no, io la risposta gliel'avevo data anche l'altra volta, solo che lei dice che non è vero. Adesso vediamo. Io ho un aneddoto che dice, nessuna teoria può impedire ai fatti di esistere. Allora, per quanto riguarda la rete dell'emergenza urgenza, noi abbiamo sul territorio provinciale, dopo le dico anche voi, 9 ambulanze, si chiama mezzo di soccorso avanzato perché c'è l'autista soccorritore, soccorritore e medico. Allora, secondo il decreto Balduzzi ne dovremmo avere un'ambulanza medicalizzata ogni 60.000 abitanti, cioè praticamente 6, perché 360 diviso 6 fa 6. Noi ne abbiamo 9. Più mezza, adesso le dico dove sono a Pesaro, a Fano, a Marotta, a Fossombrone, stavolta me ne sono scritta, Pergola, Cagli, Urbino, Urbania e Sasso Corvara. Questi sono ambulanze H24 con medico a bordo. Poi abbiamo un'ambulanza medicalizzata per 12 ore al giorno a Montecchio. Poi abbiamo mezzo di soccorso infermieristico con autista, soccorritore e infermiere, ne abbiamo 2 H24, uno a Calcinelli e uno a Mercatino Conga. Poi ne abbiamo altri 2 H12, uno a Pesaro e uno a Fano. Poi abbiamo fatto un bando qualche giorno fa per attivarne altre 3 MSB, vuol dire con l'autista e con soccorritore, da mettere uno a Fondone, uno a Femmignano e una a Mondario. Questo è la rete dell'emergenza territoriale. Scusi, questi ultimi 3 ha detto? Ah, una Frondone. Abbiamo fatto il bando. MSI sono? Sono MSB. 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 Sì. Una Frondone, una a Femmignani e una Mondale. MSB. Poi abbiamo 5 MSB previste, ce n'erano, però ne avevamo attive 2, per completare il quadro abbiamo attivato le altre 3 con la gara che abbiamo fatto qualche giorno fa. Questo è. L'interpello si chiamava bene, adesso tecnicamente come si chiama, alla parte di adesso, insomma, abbiamo fatto l'interpello. Sono tutti quelli previsti da questa norma qui, la famosa 130 notti. Prego. L'ospedale cambia tutti, che cosa fanno le potes? Cosa fanno? 118 lo so, ma le potes, funzionalmente, di cosa fanno? Ha chiesto cosa fanno le potes rispetto al 118. Ok, allora, rispondo io, no, le potes hanno il compito fondamentale di stabilizzare il paziente critico e portarlo nella sede più vicina che possa rispondere e affrontare il problema che quel cittadino ha. Questo deve fare le potes. Adesso, per quanto riguarda l'altra parte della domanda, parlerà il collega, il dottor Guido, il responsabile del distretto di Urbino e poi di questo retro. Buonasera, la domanda era come vengono rilanciati i PP, PAT e le portes. Allora, fermo restando che ancora noi non siamo pronti i punti di assistenza territoriale, perché i punti di assistenza territoriale cominceranno in maniera graduale a partire dal 1 aprile. Quindi ancora noi, dall'ospedale di Cagli, Fossombrone, Sasso Corvara, quello di cui vi parlate, quello di Sasso Corvara, io parlo di Cagli e di Fossombrone, io parlo di Cagli e Sasso Corvara, ancora i punti di primo intervento sono attivi come era al 31 dicembre del 2016 e come era l'anno passato. Quindi ancora a livello dei punti di primo intervento l'ospedale di Cagli Sasso Corvara è attiva la stessa modalità di servizio che c'era prima. Come cambierà? Perché la domanda è chiara, come cambierà in futuro questa attività?
Prima di tutto è importante dire una cosa, ho già avuto un incontro con il comitato per l'ospedale e mi scoccia sentire sempre, vedere come non spaurati un medico di medicina generale. Fortunatamente abbiamo il medico di medicina generale, il medico di base, chiamatelo come volete. Fortunatamente qua c'è uno scattolare che potrà aiutarci in questo. La riforma ha previsto che all'interno degli ospedali di comunità barra all'interno dei quali stanno con i tempi, ha visto la presenza di medici in generale. Non è che questo porterà a una riduzione dell'assistenza. Perché? Perché non ci dimentichiamo che prima, a livello, è la domanda successiva, ma non ne voglio parlare adesso, perché prima la possibilità di ricoverare pazienti all'interno degli ospedali di comunità, all'interno degli ospedali come erano prima, non c'era. Era soltanto un accordo che c'era tra la direzione dell'ospedale pubblico e i medici operanti a livello periferico. Perché? Perché a livello periferico avevamo un'urgenza, all'interno dell'urgenza non si può, non è possibile ricoverare se non tramite i reparti pubblici. Okay? Dal primo gennaio del 2017 ciò è possibile. Cioè possiamo ricoverare direttamente i pazienti all'interno dell'ospedale di comunità, direttamente dal medico di generale, direttamente dal BP, direttamente dal pronto soccorso, di Urbino e di Pergola, direttamente nelle parti. Quindi non c'è stata una riduzione dell'assistenza, ma un miglioramento dell'assistenza, perché chi è meglio del medico di medicina generale sa quali sono le caratteristiche per le quali viene richiesto ricovero a livello di quegli ospedali. In più noi abbiamo avuto fortunatamente sia nell'ospedale di Cagli sia nell'ospedale di Sasso Corvaro l'adesione all'interno dell'ospedale di comunità, all'interno di comunità medica, sia di medici di medicina generale sia di medici di continuità assistenziale. Stanno operando a Cagli dal 1 di marzo, a Sasso Corvaro probabilmente dal 15-30 del mese di aprile, e stanno operando in maniera continuativa e in maniera adeguata per i posti letto assegnati a questo livello assistenziale. Parliamo di PAT, come cambierà dal 1 aprile in poi? Perché abbiamo scelto questa data? Abbiamo scelto questa data perché abbiamo dovuto formare i medici di continuità assistenziale che verranno al PAT, abbiamo dovuto adeguare strutturalmente, ma anche dal punto di vista della chiamata. Stiamo lavorando in questi giorni all'ospedale di Cagli, all'ospedale di Sasso Corvaro e all'ospedale di Fossombrone per far sì che l'utente in qualche modo abbia una risposta suonando, arrivando alla postazione del punto di assistenza territoriale. Abbiamo fatto un'operazione che lo dico con estrema contentezza. C'è stata anche la vogliono adottare anche le altre postazioni della Regione Marche, perché quando dopo parlerò del cure intermedio dirò come funzionerà. Comunque dal 1 aprile noi avremo durante la settimana sempre la situazione attuale, cioè c'è un medico divisionale dal lunedì al venerdì, venerdì che opererà 24 ore su 24 all'interno dei punti di assistenza territoriale. Il sabato opererà il medico divisionale nel punto di assistenza territoriale le ore diurne, le 12 ore. La notte subentrerà la guardia medica, subentrerà al servizio di continuità assistenziale che entra in servizio il sabato, opererà il sabato notte, domenica giorno, domenica notte. Non opererà da solo perché la direzione ha previsto una reperibilità dei medici che operano all'interno degli ospedali, quindi il medico divisionale, quindi le paure legate al fatto della continuità assistenziale che opera da sola non esistono. Perché? Perché ci sarà il medico reperibile, il divisionale con cui la gente è abituata a confrontarsi e non con lo spauracchio della continuità assistenziale, dalla disponibilità, dalla reperibilità ad agire, ad operare all'interno di queste strutture. Come avviene la chiamata? Ho detto, abbiamo fatto un'operazione di ristrutturazione del punto di chiamata. Un utente che arriva e se non trova la porta aperta perché la porta è chiusa, perché di notte, perché gli operatori stanno lavorando, suona un campanello che suona contemporaneamente in quattro punti che sono il punto dove c'è l'infermiere del 118, il punto dove c'è l'infermiere perché il servizio infermieristico nei punti di assistenza territoriale ha previsto, prima non c'era la presenza di un infermiere 12 ore diurne,
da lunedì al sabato, quindi suona il 2118, suona l'ingegnere di previsto, suona nel punto della continuità assistenziale, suona all'interno del reparto di punte medie. Perché abbiamo previsto quattro punti? Perché chiaramente potrebbe darsi che gli operatori potrebbero essere impegnati, c'è un operatore, ora non prevista prima, gli operatori potrebbe, il medico di guardia medica potrebbe essere stato chiamato sopra il reparto, potrebbe operare insieme all'infermiere. Se tutto questo in qualche modo non riceve la risposta perché gli operatori sono impegnati sul letto di pazienti, abbiamo visto che la chiamata arriva direttamente alla centrale operativa del 118. Quindi in tutti i casi l'utente che suona questo benedetto campanello una risposta ce l'ha. Prima non c'era, quindi prima l'utente che arrivava, se il personale era impegnato a fare un'emergenza all'interno del punto di BP, la risposta non c'era. Abbiamo provveduto anche a dividere in due la stanza dell'ex punto di primo intervento, perché era giusto che un utente, che un cittadino sul quale stava operando il medico di continuità assistenziale, il medico regionale, il medico del 118, la stanza era impegnata. Abbiamo diviso la stanza in due, in maniera tale che nello stesso punto di primo intervento domani PAT possono operare, l'assistenza può essere data su due persone. Parlerò successivamente dell'organizzazione delle cure intermedie all'interno del reparto. Adesso do la parola al dottor Guidi per quanto riguarda questo problema. Il modello è replicato in tutti i tre gli ospedali comunitari e anche in quello di Fossombrone, che di fatto è partito nella sua funzione già dal 1 gennaio di quest'anno, ma ancora prima, dal mese di novembre del 2016, aveva attivato la funzione di cure intermedie per quanto riguarda i 10 posti letto per 10 posti letto e per altri 10 posti letto di cure intermedie riabilitative. Dal 1 di gennaio, quindi nell'ospedale di Fossombrone, ci sono 10 posti letto di cure intermedie riabilitative, 30 posti letto di cure intermedie e 10 posti letto d'hospice. Tutta questa offerta di posti letto è all'interno di una struttura che ha una, chiamiamola così, una vigilanza sanitaria rappresentata dai medici interni, dai medici della POTES, che non è più PPI ma è POTES, che con un accordo interno svolgono la funzione d'accoglienza e di trattamento di tutte quelle piccole e medie complessità che in gergo vengono chiamati codici bianchi e codici verdi durante tutto il periodo diurno dalle 8 alle 20 per 7 giorni alla settimana. E grazie nell'applicazione della 139, una delibera regionale del 2016 che rivede appunto l'impostazione delle attività all'interno degli ospedali di comunità, è stato rafforzato il servizio di continuità assistenziale. Per cui dal 1 aprile, come diceva il collega, di notte, di giorno ci sono i medici, di notte ci sono i due medici di continuità assistenziale, c'è il medico interno del reparto che fa assistenza sia ai ricoverati e se viene chiamato scende appunto alla postazione di assistenza territoriale, per cui e questo dà una risposta anche qua durante il giorno con il medico interno qualora il 118 debba essere chiamato a una prestazione territoriale, per cui c'è sempre qualcuno che risponde alla chiamata e sia il medico interno sia il medico di continuità assistenziale. Torno a ripetere, a Fossombrone i medici di continuità assistenziale sono due, perché durante la notte, mentre festivi e festivi, se uno viene chiamato per visite domiciliari, l'altro rimane dentro perché dà supporto al medico del 118 se esce, al medico interno se ha qualche problema per i ricoverati. Per cui i medici paradossalmente sono aumentati sia durante l'orario diurno sia durante l'orario notturno. Il punto d'assistenza territoriale è stato anche rafforzato dalla presenza di un infermiere da lunedì al venerdì, che fa accoglienza per tutti quei pazienti che hanno bisogno di una prestazione sanitaria di qualsiasi tipo, di bassa intensità,
e che può essere come dire, erogata con appropriatezza all'interno del sistema dell'ospedale di comunità. Grazie mille e procedo, vado ulteriormente avanti con un'altra domanda, pronto soccorso di Urbino, qui è Laido. E inviterei a rispondere il dottor Cani, il dottor Fiorenzuolo. Buonasera. Il piano sanitario regionale del 2015 prevedeva che con la chiusura dei punti di pronto intervento di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro, il pronto soccorso di Urbino diventasse la struttura di riferimento per le urgenze e emergenze di tutto il territorio dell'entroterra e che la medicina d'urgenza d'Urbino era già stata inserita nella programmazione di Area Vasta 1. In che modo e con quali tempi l'azienda pensa di risolvere la situazione del pronto soccorso di Urbino, attualmente molto critica per il prevedibile aumento di accesso e la grave carenza di personale medico? Comincio io, grazie. Allora, io qui devo fare una precisazione che secondo me è doverosa. Il pronto soccorso di Urbino lo era già prima che venisse riconvertito l'ospedale di Cagli, Sasso Corvaro, Fossombrone, ospedale di riferimento per il pronto soccorso. E lo era in virtù di norme nazionali e regionali, cioè prescinde, le due cose non sono correlate, non c'entra niente, prescindono, quindi non è da leggere in questa chiave. Il pronto soccorso di Urbino è pronto soccorso di primo livello, si chiama DEA di primo livello, in virtù sia del decreto Balduzzi sia di due delibere regionali. Che erano solo le delibere sulle reti cliniche, non c'entra niente. Il problema semmai è che diventava più importante forse potenziarlo prima con il personale, ma purtroppo il sindaco lo sa, facciamo molta fatica a reclutare personale da mettere in pronto soccorso, nonostante io devo dire la verità ce la stavo mettendo tutta per reclutare personale medico, perché questo lo dico sempre, è un refrain che forse da noi a sentirlo, ma si fa fatica a trovare gli specialisti perché l'offerta è molto superiore alla domanda, perché l'università non specializza soprattutto questa branca, questa disciplina, perché i posti sono pochi in specialità e noi possiamo assumere solo specialisti, sono pochi perché lo dico sempre, il Ministero del Tesoro non dà le risorse all'università per attivare le borse di studio che sono da pagare per chi si specializza. Ecco, questa è la verità. Per cui abbiamo difficoltà, ma non è una questione né di risorse e né di riqualificare il soccorso di Urbino. Qual è il problema? Il problema è che le reti cliniche dovrebbero garantire che cosa? Quello che abbiamo detto poc'anzi, l'allocazione del paziente nel posto giusto secondo, come dire, il codice della patologia. Per esempio, tutte quelle patologie si chiamano tempo correlate, per capirci, sono quelle patologie che necessitano di intervento immediato e che vanno collocate dove? Nelle strutture idonee a far fronte a quell'emergenza. Cioè praticamente un infarto che ha bisogno di uno stent, là dove c'è l'emodinamica, per capirci. Un politraumatismo che interessa più organi e apparato, là dove c'è, che ne so, la neurochirurgia. Questo comunque è un lavoro che va fatto a monte e che va fatto dalla centrale operativa, dove c'è gente in grado di decodificare la richiesta del cittadino e quindi inviarlo al posto giusto. Per quanto riguarda invece il lavoro del pronto soccorso di Urbino, adesso l'attività che svolge, magari il dottor Cami può dare anche, come dire, una misura della dimensione dell'attività.
Sì, come al solito qualche dato, non per assillarvi con i numeri, ma perché altrimenti si parla di aria un po' così. Allora, c'è stata un'escalation dal 2014, da meno di 20.000 accessi no, quando la persona si presenta per un soccorso. Siamo passati nel 2015 a 22.000 e nel 2016 ne abbiamo avuti 23.000, per la precisione 22.999. Ora, quindi, stiamo comunque parlando di un pronto soccorso che è sotto i 25.000 accessi famosi per addirittura essere dotato di una funzione di triage infermieristico sulle 24 ore. Nella sostanza, se andiamo a vedere quello che è stato fatto più il 2016 rispetto al 2015, sono 964 casi che divisi per 365 dà 2, qualcosa. Quindi io leggendo questo, sicuramente la criticità nel pronto soccorso c'è, perché quella che diceva il direttore, cioè i medici che dovevano essere con la medicina d'urgenza 14, adesso sono 7. Quella è la criticità. I motivi del perché non riusciamo a trovare, il direttore l'ha detto, io aggiungo che fare il pronto soccorsista oggi è, come si dice in gergo, un mestieraccio, sono le categorie che dal punto di vista statistico hanno più denunce contenziosi fra tutte quello che è le discipline delle specialità mediche. Quindi i giovani possiamo anche immaginarsi perché vogliono fare di più, non so, il medico di medicina interna o altra cosa. Però tornando al nostro seminato, è anche vero che se questo aumento c'è, che ha già dato quei numeri nel passaggio tra il 2013 e il 2014, per poi trascinarsi nel 2015, diciamo che dovremmo essere a una specie di plafond del fenomeno, o meglio, ci potremmo aspettare un altro migliaio di casi in più, ma che penso che con una gestione di personale medico adeguata, come ci auguriamo tutti, non dovremmo fare fatica a soddisfarci. Ultima osservazione, però qui non me la interpretate come polemica, nel senso che di 100 casi che vanno al pronto soccorso, il quasi 56,8% sono classificati come non proprio differibili, cosiddetti, si diceva prima, codici bianchi, codici verdi. Allora, io non dico questo, cerchiamo di capirci, se un cittadino ha un bisogno, è ovvio che si rivolge laddove può trovare qualcuno che lo sta a sentire all'interno, che magari lo tranquillizza e lo manda via. Cioè lo manda via nel senso dopo avergli fatto quello che deve fare, forse capiamoci bene. E il problema è che questa grande massa di soggetti, di persone, poi rallentano quello per cui è nato il proprio soccorso, che è l'emergenza urgenza. E quindi il discorso, come facevano i colleghi prima, la creazione del PAT che dà un'assistenza alternativa a questi bisogni di base, e poi quello che si diceva prima anche i moderatori, mi sembra parlavano di assistenza diffusa sul territorio, dovrebbe cercare di contenere questo uso che purtroppo è inappropriato. Ma altro non mi sembra. Grazie, e quindi insomma staremo a vedere, spero anche che effettivamente questi ospedali di comunità, ecco, possano in qualche modo, no, gestire queste richieste che inappropriate, perché anche noi lo diciamo, cioè ci sono degli accessi ovviamente al pronto soccorso e sono la maggior parte per codice verde e bianco, ma del resto chi non ha santi a cui votarsi, mi resta solo quello di andare al pronto soccorso, staremo a vedere. Una precisazione però, i medici di medicina generale, no? Coinvolti nell'ambito della gestione, no? Dell'assistenza primaria e delle cure intermedie all'interno dei vostri ospedali, è un'adesione spontanea? Ecco, no, ecco, infatti adesso entriamo a bomba nella questione dell'ospedale di comunità, perché comunque noi siamo qui in area vasta 1, ma siamo all'interno dell'area vasta 1, ma non dimentichiamo che in realtà, cioè, facciamo parte di un ASL, di un'unica azienda che soffre di molte differenze purtroppo sul territorio e su cui noi i cittadini siamo molto, diciamo così, arrabbiati da questo punto di vista, perché non ci bastano soltanto 22 sistemi sanitari in Italia, ma addirittura abbiamo anche 5 sistemi sanitari all'interno del sistema sanitario regionale, cioè sto parlando di 5 aree vaste. Chiudo parentesi e passo la parola al vascello di Fermignano e quindi entriamo a bomba sul discorso di ospedale di comunità.
Buonasera. Sì, sono il presidente della CERA, un'associazione di volontariato che opera nel comune di Fermina. Però fino a maggio dell'anno scorso lavoravo all'ospedale di Caldice, sono stato per oltre 8 anni e precedentemente per 30 anni ho lavorato in medicina di Urbino. Nel novembre 2013 sono stato nominato direttore del Dipartimento Medico dell'allora direttrice Maria Cavallo e con essi siamo recati in Ancona, chiamati dal direttore generale che allora era Piero Ciccarelli, il quale illustrò in 5 ore il piano sanitario regionale, la prendo un po' da lunga per arrivare un po' alla conclusione, illustrò il piano sanitario regionale che era stato votato dalla Regione Marche dopo un lungo percorso di lavoro. Quindi io ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie che cosa interessava l'area vasta numero uno e lo stesso direttore generale diceva che per l'area vasta numero uno la cosa era semplice di attuarsi perché più o meno il piano fotografava la situazione esistente, non c'erano grandi difficoltà. L'unica novità riguardava l'area medica, perché il piano prevedeva la creazione di un reparto di geriatria, la chiusura delle medicine per acuti, diciamo degli ospedali periferici, cioè Cagli, Sassuolo, Fossombrone, e la creazione in sostanza di questi posti periferici di lungo degenze che dovevano essere collegate con questo reparto di geriatria centrale di Urbino. Addirittura ci doveva essere l'unico responsabile che allora la direttrice aveva individuato in me e con un'unica equipe che doveva gestire la geriatria di Urbino e le tre lungo degenze dei poli periferici. Sono stato incaricato di buttare giù il progetto attuativo di questo piano sanitario regionale per quanto riguarda l'area medica. L'ho fatto, io ci credevo in questo piano, ci vedevo delle ottime opportunità, certo c'era da, come dire, cambiare un certo tipo di mentalità, ma insomma l'idea di un'unica equip, un unico responsabile che gestiva la cuzie, diciamo così, i pazienti gravi in Urbino e poi pazienti non ancora divisibili che venivano trasferiti nelle periferie per continuare un lavoro molto importante, perché qui bisogna dare una giusta comunicazione, molto importante il lavoro che è mirato a non far perdere l'autonomia della persona. Guardate bene che la perdita dell'autonomia è la peggiore delle malattie, quindi fare un lavoro che significa recuperare l'autonomia è un lavoro altrettanto dignitoso, forse anche di più dell'emergenza, perché l'85% dei nostri malati sono malati affetti da patologie croniche, cioè inguaribili, curabili, potenzialmente invalidanti e nel tempo peggiorano. Mi sembrava un buon piano, ci credevo, tanto che potendo andare in pensione avevo dato la parola che sarei rimasto anche per organizzarlo, per avviarlo, perché poi dopo le cose sempre dipende da chi le fa. Si doveva cominciare il 1° mese 2014, non si è cominciato, l'ho detto perché c'erano le elezioni in Urbino e a Caldice. Dopo le elezioni cominciamo, passata l'estate non si è cominciato perché si è detto che c'erano le elezioni a maggio 2015, quella regionale. Passate le elezioni cominciamo e passata l'estate stavamo cominciando. A dicembre 2015 c'è un nuovo piano sanitario che è una rivoluzione, stravolge il precedente. Adesso non entro nel merito, non è che non c'è tempo, dico semplicemente, faccio solo 2 domande. La prima, non ho mai capito, ancora non l'ho capita, perché si è cambiato con un nuovo piano se quello precedente non era stato nella mia parte. La seconda domanda è, tu fai un nuovo piano, vuol dire che ci credi? Perché ha rivoluzionato molto, di fatto ha cambiato la natura dei poli periferici, non sono più ospedali, ma sono strutture territoriali. Territoriale significa che non sei un ospedale. Se ci vogliamo trovare, perché per carità adesso non entro nel mezzo, comunque sempre in termini costruttivi e positivi, se ci vogliamo trovare un effetto positivo dell'ospedale di comunità o cure intermedie,
e che quello poteva servire a evitare dei ricoveri inappropriati in un reparto, in un ospedale per acuti, ad alta intensità, anche tecnologica, se c'è la patologia dietro non devi andare in ospedale. In ogni caso, è passato un anno e mezzo e ancora non è stata attuata integralmente. Anche questa cosa non si capisce, se ci credi porta avanti. Dovevi iniziare a gennaio 2016, siamo arrivati a marzo 2017 e non è stato applicato. Concludo dicendo che in questo anno e mezzo più volte sui giornali, in interviste, in assemblee pubbliche, insomma anche in pubblici dibattiti, mi sembrava che in un certo senso la principale preoccupazione fosse quella di tranquillizzare i cittadini, che comunque non è cambiato niente, comunque non è cambiato niente. Cioè, se un piano ci credi, bisognerà che sei assolutamente convinto, perché la trasparenza secondo me è molto mancata. Tanto che, questa è la mia idea, spesso si facevano delle versioni in base anche al pubblico che c'avevi davanti. Per esempio a Fossombrone si diceva che sarebbero stati creati anche 20 letti di lunga degenza ospedaliera a carico di qualche nome. Per esempio ho sentito a Cagli dire che comunque è rimasto, rimarrà una lunga degenza gestita dal privato, cioè dall'Istituto Santo Stefano. Un'ultima osservazione sul privato, poi dico. Il privato logicamente ha tutto il diritto di investire nella sanità, questo è chiaro, ma l'obiettivo del privato è il profitto, che è legittimo per chi investe, sia ben chiaro, ma inserire secondo me il privato nel pubblico significa dare un messaggio devastante, cioè che va contro... Questa euforia che ho visto nella riapertura, diciamo a senso cordale, della chirurgia, mi sembra fuori dubbio. Quando inserisci un privato nel pubblico, vai contro quel principio in cui io sempre creduto, che lo diceva anche il cardinale Martini di Milano, che la sanità non è un'impresa, la salute non è un prodotto e i pazienti non sono più. Lei sta parlando del piano sanitario regionale scaduto nel 2014, per capire, perché quello è l'ultimo piano che ci abbiamo, poi perché navighiamo a vista? No, no, sono con lei, navighiamo a vista, devo capire la strategia di qual è poi. Allora, io so che la regione, allora, l'ultimo piano sanitario regionale di cui eravamo stati dotati era il piano sanitario che è scaduto nel 2014. Allora, il dottore sta parlando, scusi, cerco un po' di un suggettore, no, per essere precisi, perché poi ci sono, no, alla base ci sono, c'è un percorso strategico ai più sconosciuto, è questo, cioè, è nel senso che l'unico piano sanitario che avevamo è scaduto nel 2014, ci può essere una proroga ovviamente di fatto di diritto, ma di fatto noi dal 2014 stiamo navigando a vista. Quando questa cosa sia voluta, sia scientemente o non coscientemente, o coscientemente voluta, è una cosa che noi ci domandiamo anche noi, ci uniamo al suo appello, dottore. Di fatto sappiamo, voci ci dicono dal settembre del 2016 che è in corso la redazione del nuovo piano sanitario regionale, in particolare deputato ai soggetti ARS e Servizio Salute, per cui avevamo invitato qui anche la dottoressa Di Furia, la dottoressa Lucia Di Furia. Però ecco, quello di cui stai parlando è un susseguirsi, un succedersi, anzi, di delibere di giunta che hanno poi portato a questa presenza del privato sempre maggiore all'interno ovviamente, diciamo, della erogazione dei nostri servizi.
se ha domande, altrimenti io passerei a... Posso fare una precisazione? Assolutamente sì. Sì. La risposta doveva dare la dottoressa Di Cuglia, perché è la responsabile regionale del servizio salute. Io adesso, per carità, non voglio mica sostituire nessuno, provo solo a dare una risposta per quello che sono, ma non è la mia, chiaro. Allora, il piano, no, perché era rivolta alla persona precisa, non c'è? Allora, il piano sanitario regionale vigente è scaduto il 2014, che prevedeva quello che hai detto. Piano sanitario nuovo non c'era. Quello che invece c'è, una serie di atti regionali che sono delibere di giunta che hanno cambiato quello che tu hai detto. Questo è il quadro, c'è una norma nazionale che è il DM70, c'è, adesso mi dispiace perché la gente può sa noi a sentire tutti i numeri. No, ma io non capisco perché il dottor Crescentini si è dato da fare, nominato da chi gli ha dato l'incarico? C'è. In virtù del piano scaduto o del piano nuovo? Mi sembra un pochettino, Cosa doveva cambiare? Qual è stato il progetto che ha presentato? Lui era un dipendente che ha fatto quello che è stato detto. L'ha fatto così. Però no, ma io volevo solo precisare, adesso io non voglio sostituire nessuno. Stavo dicendo che quello è scaduto, non c'era altro, quindi che cosa ha fatto per la c'era, era ancora valido, è scaduto il 2014. Era una precisazione di tipo numero 2. Scusate se riprendo il microfono, però dottoressa. Ho ripreso il microfono perché l'organizzazione della giornata di oggi prevedeva anche il diritto di replica. Assolutamente. In generale è previsto il diritto. No, quello che voglio dire. Mi sembra surreale due cose. Quando si dice scaduto nel 2014 rimane un po' così, nel senso che se lei si riferisce alla fine del 2014, tanto per dire, perché nel gennaio 2014 Ciccarelli dice ai direttori del dipartimento: adesso andate a incontrarvi con i sindaci, illustrate questo piano, fate i progetti attuativi, perché comunque si deve partire. Se si fosse, come io dicevo alla dottoressa Capano, partiamo. No, non siamo partiti perché a maggio ci sono le elezioni. Si doveva partire. Sento adesso, giuro, che il piano era scaduto. Che il piano era scaduto. In ogni caso, fino a novembre 2015, dopo l'estate, quindi già si scioglie la regione, il dottor Di Bernardo, abbiamo iniziato delle riunioni per attuare quel progetto attuativo di cui prima parlavo. No, nel frattempo, l'ultima riunione l'abbiamo fatta il 15 dicembre, cioè il 15 dicembre, il 24 dicembre si è saputo dello stravolgimento, permette che un operatore, gli operatori, sono rimasti talmente disorientati che il 30 dicembre hanno saputo, fra due giorni cambia tutto, perché questo è stato effettivamente mi è sembrato surreale il modo di agire, a parte la sostanza, ma il metodo. Cioè, dopo due giorni dovevano cambiare i turni, cambiare l'organizzazione, la disposizione del turno. Una roba incredibile. Quindi non sto contestando il piano, sto contestando il metodo e soprattutto non aver ascoltato chi era in trincea, chi conosceva. Non penso di peccare di presunzione se dicevo che conoscevo la situazione della sanità come le mie tasche. Sicuro ero responsabile anche di Sasso Corvara, Fosso Corone e Calmi. Questo passare sopra alla dignità della gente, alle loro competenze, al lavoro, ai sacrifici, mi è sembrato un messaggio devastante che ha demotivato tanti, e quando gli operatori sono demotivati è regola che l'assistenza scatta. Grazie.